parlava giustamente che non è il classico, mi passi il termine, lavoro del classico odontoiatra, ma è, abbiamo detto, iper specialistico, ma soprattutto è un lavoro di equipe, quindi sono tante figure professionali che lavorano insieme. Corretto, più le chirurgie sono semplici o gli atti odontoiatrici sono semplici, è meno importante un intervento di equipe. Più invece un intervento è complesso, e più è importante avere molte figure che entrano dentro al progetto, perché a un certo punto il paziente diventa come un progetto dove in diverse fasi devono entrare dentro diverse figure. Io da solo non riuscirei mai a fare una riabilitazione estrema della bocca, a portarla dall'inizio alla fine, se non avessi, come dicevo, chirurgo maxillofacciale, anestesista, protesista, laboratorio dentale, odontotecnico, infermieri, infermieri ferriste, e soprattutto poi tutto il personale che coadiuva alla buona riuscita dell'intervento. Soprattutto poi sono interventi, come dice il nome stesso della puntata, sono riabilitazioni, quindi parliamo di tempi che possono arrivare un anno e mezzo, con due, tre fasi, una, due chirurgie che portano poi alla conclusione del trattamento dopo un percorso che viene fatto assieme al paziente. Non si tratta di fare una devitalizzazione, una carie, un'otturazione. Quelli sono trattamenti one shot, one kill. Il paziente siede in poltrona, si fa l'otturazione, l'intervento inizia e finisce. Qua invece bisogna prima approcciare l'aspetto appunto batteriologico delle infezioni, la ricostruttiva dell'osso, andare a posizionare impianti, togliere impianti, far guarire l'osso dalle infezioni, poi mettere delle protesi di guarigione dei tessuti, poi dopo mettere delle seconde protesi e delle volte anche delle terze protesi. Sono interventi anche lunghi nel tempo, chiaramente sono per noi semplici, perché facciamo solo questo da mattina a sera ormai da 10 anni, però se affrontati senza l'equipe, non nascondo che ci si può trovare in serie difficoltà, se non si ha l'equipe, non si hanno gli strumenti, i materiali, la casistica soprattutto e la conoscenza anche delle tecniche. Delle volte in medicina non sempre 2 più 2 fa 4, delle volte ti trovi a dover cambiare strada anche durante il percorso, e lì sta la bravura del bravo pilota d'aereo, in caso di emergenza far atterrare l'aereo comunque, a guidare, il pilotare l'aereo col sole, siamo tutti bravi, però l'esperienza dell'equipe si vede di fronte alle difficoltà e anche i cambi di programma o gli imprevisti che sono all'ordine del giorno. Certo, immagino.